Sì. Signor Presidente, noi non possiamo che votare a favore di questa prima parte dell'emendamento, ancorché dovremmo chiederci, dopo aver votato a favore, una volta che questo sia diventato parte di una legge dello Stato, quali effetti pratici avrebbe. Nel senso che noi siamo arrivati, per alchimie politiche, per le cose che ho detto prima e che non ripeto, a scegliere una formula che è un anacoluto, cioè sintatticamente perfetta ma non dice assolutamente niente. E mi è venuto un poco in mente il maresciallo della Palisse, per il quale si disse che un'ora prima della sua morte era ancora in vita. Io vorrei sapere, nel momento in cui indistintamente e genericamente noi diciamo di voler ridurre il numero dei parlamentari, dovremmo spiegarci e chiederci quello che Falanga asseriva prima: perché lo riduciamo e in quale misura lo riduciamo, e perché non riduciamo la rappresentanza parlamentare anche alla Camera dei Deputati. Un vecchio adagio diceva: hoc regio eius religio, cioè il re porta la sua religione e la sua legge ove regna. Pare che il nostro primo ministro abbia inteso che il Senato è un orpello inutile e non ci ha spiegato perché non ha chiuso la Camera dei Deputati, che è il doppio dei parlamentari. Quindi, ma a parte questo, io vorrei fare agli amici e ai colleghi del PD, nelle cui fila io ho molti amici e stimo molte persone: vi siete fatti il calcolo che siete andati tutti a casa? So che voi fate una battaglia di militanza, di idealità. Zanda certamente è un incantatore di serpenti, come può un uomo della sua cultura non convincervi del fatto che siete degli autolesionisti? Perché se passa questa riforma del Senato e resta l'Italicum, voi prenderete un numero di deputati che è inferiore a quelli che già adesso avete alla Camera dei Deputati. Per cui questa vaghezza, questo fatto che noi dobbiamo votare un emendamento che resta indistinto e comunque inspiegabile, perché non ci dice dal punto di vista lessicale, dal punto di vista pratico, che cosa significa, laddove dovesse significare che le cose non cambiano e voi vi state difendendo strenuamente questa cosa, voi state facendo il biglietto per andarvene. Perché sarà difficile dire ad un deputato che è stato fedele e ligio alle linee di partito perché si dovrebbe alzare per far sedere uno di voi. Poiché l'autolesionismo e la sindrome di Stoccolma ormai sono scientificamente accettate sia della psicologia che della psichiatria, io in coscienza e in amicizia avevo il dovere di dirvelo. Voi state andando a casa. Grazie, senatore Crimi.